Una bellissima caccia che facciamo nelle nostre zone è, a mio avviso, la caccia alle allodole. È una caccia che negli ultimi tempi purtroppo si è sparsa a macchia d'olio. Una volta era poco praticata. Quando io ho iniziato ad andare a caccia, nei primissimi anni 80, non erano tanti quelli che noi chiamiamo allodolai. La gente, soprattutto per la concomitanza dei periodi, l'allodola ha una migrazione che ha il suo centro principale dal 15 di ottobre ai morti, quindi verso la seconda metà di ottobre, primissimi di novembre, era in concomitanza con la caccia ancora alla lepre e alla stanziale, quindi non c'erano tante persone, tanti cacciatori che sacrificassero l'attività venatoria per andare a fare una caccia come quella dell'allodola. Di conseguenza era abbastanza libero il territorio, non c'era da fare delle corse, non c'era da fare degli orari notturni proibitivi per andare a prendere il posto. È una caccia che si fa nelle zone di aperta, quindi occorrono delle zone a prato o a seminato o a stoppia molto aperte. La allodola è un uccellino da aperta, richiede, si chiama uccellino terragnolo, i foggiani la chiamano terragnola, perché è un uccellino che vuole delle zone aperte, senza alberi, senza coperture. Una volta individuata una bella zona da allodole, conviene sempre nei giorni precedenti la caccia andare a fare una ricognizione del territorio e individuare una stoppia, un campo di erba medica appena falciato, un incolto, dove ci siano già delle allodole ferme appastate. Perché? Perché le allodole ferme hanno un potenziale richiamo fortissimo sui branchetti di quelle in migrazione. Quindi se in una zona alcune allodole sono ferme già da alcuni giorni, è verosimile che tanti branchetti di quelli che stanno passando scendano e si fermano e rimangano alcuni giorni insieme a queste. Quindi molto conveniente, il giorno prima o qualche giorno prima addirittura della data della cacciata, andare a fare una ricognizione, cercare senza stancarsi 3-4 zone buone per individuare quella con un maggior numero di allodole ferme, appastate, le cosiddette pasturone. È molto importante per poter ottenere un buon successo poi la mattina della caccia. Ecco, individuata la zona, è importante fare già la sera prima un piccolo piano di battaglia. Noi dobbiamo tenere presente che il capanno deve essere orientato guardando verso nord, perché le allodole vengono da nord-est e noi dobbiamo avere quindi il flusso di fronte rispetto alla nostra direzione. È di fronte, leggermente spostato a destra, in modo da non avere il sole che ci infastidisca durante l'evolvere della giornata, e abbiamo le allodole che possono essere viste immediatamente, fino in distanza, nel momento in cui i branchetti appaiono sull'orizzonte. Quindi una scolina, una depressione del terreno, si presterà sicuramente in un modo perfetto per abbassare il livello del capanno e quindi renderlo meno visibile. Solitamente si fa dentro i fossi, perché si ha un vantaggio di 30-40 cm di profondità che permette di abbassare di 30-40 cm l'intero capanno. Il capanno si fa molto semplicemente, se si utilizza un capanno di quelli prefabbricati in tela con i pali d'alluminio, si dispongono, si fa il quadrato, il rettangolo, si mette la tela o la rete e intorno, per dare una maggior credibilità alla nostra copertura, si piantano nel terreno alcune canne di bambù, alcune canne palustri, alcune canne dolci, non tantissime, ma per spezzare la continuità del telo o comunque della rete che abbiamo utilizzato come copertura. All'interno del capanno si dispongono i seggiolini se si è in due, il seggiolino se si è da soli, e davanti si mettono i giochi per poter avere un effetto di attrazione forte sulle allodole e sui branchetti in migrazione che sopraggiungono nel momento della caccia. Noi la mattina arriviamo, se il capanno l'abbiamo già fatto la sera prima tanto meglio, guadagniamo una mezz'oretta di tempo e soprattutto l'avremo fatto con più calma, mettiamo i nostri giochi davanti da noi, quindi a nord. Io i giochi che consiglio solitamente sono tre. Il falco di plastica, uno stampo, che va tenuto sospeso tramite una bava da pesca e va fissato alla cima di una lunga canna fissa da pesca, conficcata nel terreno tramite un tubo o un sostegno. Questo falco ha una buona valenza, è un richiamo molto efficace sulle allodole. Con un pochino d'aria, se prendiamo una mattina in cui c'è una leggera brezza o l'aria si muove anche solo lentamente, lui oscilla con le ali e dà veramente l'impressione di un falco che stia osservando qualche cosa sul terreno. In distanza è un richiamo molto efficace.
L'altro richiamo che utilizzo moltissimo è la civetta, chiaramente quella in plastica con le ali girevoli, perché purtroppo la civetta viva, che ho usato nei primi anni della mia attività venatoria, non si può più utilizzare. È un richiamo molto efficace la civetta viva, la civetta meccanica. Deve avere delle ali rotanti. Le ali rotanti devono avere delle macchie bianche che si vedono benissimo in distanza. Si dispone su un palo, una vecchia canna da pesca in due pezzi, a un'altezza di almeno 2 metri, 2 metri e 20, e si mette, io la metto frontalmente proprio davanti al capanno, a ore 12 rispetto alla visuale del capanno. Il falco leggermente a sinistra, a ore 10-11, la civetta davanti e a ore 1-2, quindi esattamente in direzione nord-nord-est del passo, uno specchietto, quello che noi chiamiamo macaco. È un prisma girevole, fatto ruotare da un motorino, non deve essere molto alto, l'altezza ideale è a 50 cm dal terreno, e deve essere fatto girare a una velocità che lo faccia apparire, visto da lontano, visto da un centinaio di metri, come un uccello sfarfallante. Non so se avete mai fatto caso, chi pratica questa caccia, quando magari ci si allontana dal capanno per andare a raccogliere una lodola battuta, e si vede il macaco da lontano, l'impressione che dà è esattamente quella di un uccello rapace, fermo in aria, in stallo in aria, con le ali che battono velocemente. Questa è la valenza primaria dell'attrattiva del specchietto o macaco. I nostri tre richiami sono questi. Chi volesse proprio dare il top alla attrattività del nostro gioco, può mettere sul terreno, soprattutto se è scoperto, come ad esempio un seminato o un incolto in una zona dove non c'è vegetazione, 7-8 stampi di plastica di allodole posate. Sono poco visibili, ma sono molto efficaci, le allodole le vedono benissimo. Un altro richiamo efficace, io non lo uso tanto, ma i romagnoli sono affezionatissimi a questo richiamo, è la lodolina in penna, quindi una lodola meccanica ricoperta in penna o in plastica, con le ali rotanti. Anche questa va posizionata non molto alta da terra, 80-90 cm, un metro, non di più, e deve essere sostenuta da un palo in modo che non possa muoversi ondeggiando, questo è controproducente, e abbia la possibilità di essere vista con queste ali in rapido movimento da lontano. Abbiamo predisposto il nostro gioco. A questo punto non ci resta che entrare nel capanno ed attendere i primi raggi di sole con cui le prime allodole arriveranno. Chi è capace di fischiare avrà un vantaggio enorme. I richiami, soprattutto quelli a bottone d'osso o quelli di legno fatti a trombetta da bocca, se sono usati con una certa cognizione, con una certa capacità, hanno un'attrattiva veramente molto, molto, molto efficace. Sono incredibili come attrattiva. Si distolgono delle allodole che altrimenti passerebbero a 200 metri dal capanno e le si convoglia verso il nostro gioco. È una cosa importantissima. Come tutti i richiami a bocca, chiaramente c'è la difficoltà di essere capaci di suonarli, perché se non si è capaci si ha sicuramente un effetto controproducente. Siamo nel nostro capanno, aspettiamo le prime allodole. Diamo qualche fischio con il nostro richiamo a bocca e dopo poco vedremo le prime allodole sopraggiungere da lontano con delle falcate, con questo avanzamento ad archi, e giunti in prossimità del gioco si stagliano contro il cielo quasi ferme in aria, facendo quella che nella nostra zona viene detta la parpaiola, la farfalletta, perché loro stanno ferme e osservano l'effetto di questo gioco che hanno di sotto. Quello è il momento migliore per il tiro, che non è particolarmente difficile. Con che cosa si spara le allodole? Non c'è una scelta assolutamente obbligatoria. A me piace molto il fucile automatico, io uso molto volentieri un automatico con una canna di media lunghezza, una 65-66 3 stelle, che a mio avviso è perfetta. Se il gioco è molto efficace e abbiamo degli animali non maliziati che credono in un modo assoluto all'efficacia della nostra attrattiva, è molto più consigliabile una canna 4 stelle, quindi una canna più larga, che ci dà un vantaggio notevole, soprattutto nei tiri su animali che si muovono lentamente. Il piombo è l'11, il 10, anche il 12. Il 12 a maggior ragione si abbina alla canna 4 stelle quando ci sono delle condizioni ottimali, i richiami funzionano alla perfezione, gli uccelli sono molto convinti e vengono a gioco con una certa fiducia. Ecco che il piombo 12 diventa veramente strabiliante, perché ha una saturazione di rosata eccezionale, non fa assolutamente feriti, gli animali cadono imbalsamati. Si prosegue fin tanto che la legislazione locale lo consente, perché abbiamo dei numeri ormai bassissimi, sono ridicoli, 10 allodole in una mattina, purtroppo se prendiamo una giornata di passo veramente buona, 10 allodole le faremo nel giro di un quarto d'ora, quindi a questo punto
guardiamo gli uccelli arrivare e smettiamo di sparare, o raccogliamo tutto quanto ed andiamo a casa. Anche la lodola, come la tortola, è un selvatico culinariamente prezioso. È uno degli uccellini più buoni in assoluto che in cucina si possa preparare per commemorare le nostre vicende di caccia. Le allodole arrosto, cotte dentro le patate, in umido, sono veramente strepitose. Una carne fine, dolce, buonissima, che con i nostri amici, con i nostri familiari, ci farà gustare, ci farà amare sempre di più questa splendida attività venatoria che contraddistingue la nostra vita e la nostra filosofia di vivere. Arrivederci, ragazzi.